Martin Schulz è stato eletto nuovo presidente dell'SPD con il 100% dei voti. Ex presidente del Parlamento europeo è stato scelto nell'ambito di un congresso speciale dell'SPD in corso a Berlino. Dalla discesa in campo di Schulz, che prende il posto di Sigmar Gabriel nella sfida alla cancelliera Angela Merkel, l'SPD ha recuperato molti consensi fino a sorpassare l'Unione. Al momento i sondaggi vedono i due contendenti appaiati. Schulz ha anche attaccato l'ultimo viaggio della Merkel negli Stati Uniti affermando: «Non abbiamo bisogno di andare in America per vedere come le libertà civili in alcuni paesi occidentali stanno regredendo. Guardate la Turchia, l'Ungheria, la Polonia. Voi che credete di conquistare posizioni contro la democrazia, sappiate che incontrerete nella SPD l'avversario più irriducibile che questo nostro paese possa avere». Dopo 7 anni e mezzo alla guida del partito, Gabriel ha fatto un passo indietro per salvare i socialdemocratici da una crisi di identità, ma soprattutto di consensi.